Amici di Ritorno al Futuro e Caffè 80 Story, eccoci con il fascicolo numero 51. In questo fascicolo, come nel precedente, nel numero 50, andremo a montare il secondo sedile. Questa volta, invece di quello del guidatore, naturalmente, è quello del passeggero. Quindi andiamo a vedere le istruzioni, ma se avete seguito il numero 50 abbiamo gli stessi componenti, quindi la copertura del sedile, l'imbottitura e i componenti in ferro che creano lo scheletro del sedile e tutte le viti più le manopole per inclinare il sedile. Allora, andiamo a prendere la prima imbottitura, quindi il primo pezzo che è il 51C, cioè il 51D, dove andremo a mettere il 51C che è l'imbottitura. Come nel precedente andiamo a prendere il suo retro in ferro dove abbiamo i taglietti e dobbiamo farli combaciare con le alette nel sedile in gomma e andiamo a inserirlo. Una volta inserito, facendo combaciare il tutto, andiamo a prendere il secondo pezzo, sempre con l'imbottitura, pezzo in gomma, imbottitura, seduta in ferro e andiamo anche qui a far combaciare le alette con i buchi e premiamo il tutto fino in fondo. Una volta fatto andiamo a collegare i due pezzi, perfetto, una volta collegati andiamo a prendere le manopole che come sempre hanno un centraggio e qua abbiamo un buco e un taglietto dove va il taglietto va a far alloggiare il centraggio della manopola. Facciamo combaciare perfettamente i due buchi per riuscire a entrare fino in fondo. Ok, seconda manopola, sempre centraggio e buco, e una volta inseriti andiamo a prendere le due viti 51F, scusate, le due viti HP per andare a fissare i due pezzi 51F che sono le manopole. Quindi prendiamo il cacciavite adatto. Andiamo a inserire la prima vite. Cerchiamo di stare abbastanza dritti, anche se la posizione non ce lo permette perfettamente. Stringiamo la prima manopola e andiamo sulla seconda, verificando di nuovo che il tutto sia inserito correttamente. Quindi altra vite. E andiamo a inserire la seconda vite. Tiriamo da parte le tre viti che avanzano, di cui una di scorta e due per fissare poi il sedile alla macchina, e andiamo a prendere, intanto giriamo pagina, andiamo a prendere le due coperture, prima la copertura 51A, andiamo a farla combaciare e prendiamo 5 viti DM per fissare il tutto, sempre regola del avvitare incrociando il tutto, prima seconda. Quarta, stringiamo tutto alla fine, e quinta. Ok, andiamo a stringere incrociato. Verifichiamo che tutto non
sia ben saldo. Facciamo la stessa cosa con la seduta del sedile, lasciando sempre la parpella all'indietro. Altri 5 dpm. No, scusate, 4. E andiamo a stringere anche queste 4 sempre incrociate. E diamo l'ultima stretta finale dopo che sono tutte imboccate, verificando sempre alla fine che niente si muova e che sia tutto ben saldo, perché ripeto, come nel precedente, se qualcosa si muove quando abbiamo finito di montare la macchina, sarà abbastanza complicato rismontare il tutto per andare a stringere qualcosa, se non impossibile. Ok, direi che è saldo. Quindi ora prendiamo il nostro pezzo della macchina, andiamo a mettere il sedile nel lato guidatore facendo passare i cavi a lato dal tunnel centrale. Giriamo il tutto, prendiamo già le due viti HP che ci rimangono da mettere, capovolgiamo, facciamo spuntare. Qua è un po' più difficile, ci sono un po' più di cavi, bisogna far spuntare come sempre i perni che fanno un po' più di sforzo, appunto perché ci sono molti più cavi. Questi fanno un bel po' di spessore, passiamoli un attimo qua, passiamo il sedile e poi li passiamo a lato. Ora si ragiona, cacciavite, le andiamo a stringere. Imbocchiamo la prima. Imbocchiamo la seconda. Terminare. Come sempre non stringete a morte, non smetterò mai di dirlo, per evitare che si spacchi qualcosa. Ancora un po', perché si muove ancora. Non cacciavite perché questo è troppo grosso. Perfetto, e il nostro sedile è montato. Ora dovremo stare attenti e passare nel modo più consono i cavi a fianco al tuner, cercando di non farli arrivare sul sedile. Magari ci aiutiamo spingendoli un po' con la pinzetta in quanto possibile. Ok, i cavi sono montati, devono stare qui a lato, quindi bisogna incastrarli poi bene. E questo era il fascicolo numero 51. Io vi ringrazio per averci seguiti anche questa volta, abbiamo montato due sedili negli ultimi due fascicoli. Grazie mille, vi ricordo di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, e alla prossima!